Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo è l'inizio di una serie di video che ho intenzione di fare, ovviamente in base alla risposta vostra, insomma, se vi può interessare o meno. Allora, in questo video vi mostrerò tutta la mia collezione di palette e nei video a venire vi farò vedere le matite, vi farò vedere le basi, vi farò vedere i blush, i rossetti. In modo tale che se a voi interessa qualcuno di questi prodotti che vi faccio vedere, volete vedere la scrivenza, volete un trucco realizzato con questi prodotti, io ve lo creerò. In base appunto, poi comincerò a fare dei sondaggi nella mia pagina Facebook che è Noemi Smile Makeup e da lì poi decideremo insomma un attimino cosa fare. Allora, parto col farvi vedere appunto le palette. Allora, la prima palette che vi faccio vedere, anche se qui su YouTube come su internet ci sono tantissime recensioni, l'avrete stravista, è la Naked 1 della Urban Decay. Ed è una palette che non ha bisogno di commenti, è assolutamente spettacolare. E queste sono le colorazioni. Veramente è una palette salvavita, perché basta avere solamente questa e potete realizzare dei trucchi veramente spettacolari e duraturi. Il costo di questa mi sembra si aggiri attorno ai 43 euro. Poi, altra palette che vi voglio far vedere è la palette Chiarissimi della Neve Cosmetic, che fa parte appunto delle palette di arcobaleni, e i colori sono questi, ragazze, colori pastello, veramente bellissimi. Ora vi faccio uno zoom. Ecco qua, sono dei colori veramente, veramente bellissimi, adatti soprattutto al periodo estivo e primaverile. E anche questa è veramente bella. Il prezzo di questo mi sembra si aggiri attorno ai 25 euro. Ora non lo ricordo perché ce l'ho da un po' di tempo. Tra l'altro l'ho regalata anche a mia sorella per il compleanno e ne è innamorata anche lei. Ovviamente tenete presente che questa è una palette completamente naturale. Quindi per le ragazze che si interessano dell'inci dei prodotti, questa è una palette completamente naturale. E ci sono dentro 10 cialde e ogni cialda è di 3 grammi. Poi ho preso sempre da Neve la palette, quella vuota dove possiamo inserire le cialde che vogliamo. Io all'interno ho queste cialdine e sono cialde Neve, ok, Neve, Essence e anche Kiko. E ora ve le faccio vedere. Allora, il primo colore che vi faccio vedere, che è questo grigio nero, è incubo di neve che mi è arrivato in omaggio in un ordine. Questo è Cocco, che è un bianco matte. Questo invece è un ombretto Essence, di cui non ricordo il nome purtroppo. Questo è un ombretto barra blush di neve che mi è arrivato in omaggio. Questo è un oro stupendo, sempre di Essence, un argento altrettanto stupendo di Essence, questo è un grigio azzurro, sempre di Essence, e questo un azzurro di Essence. L'ultimo che vedete qui in fondo è un ombretto shimmer di Kiko. Perdonatemi, ma siccome ce l'ho da un po' di tempo. Perdonatemi, ma siccome ce l'ho da un po' di tempo non ricordo i nomi.
Comunque, se vi dovesse interessare qualcuno di questi ombretti, me lo dite che li tolgo dalla palette e dietro ho attaccato il nome. Poi, chi mi segue da un po' di tempo sa che ultimamente ho rotto un po' le scatole a tutte voi con la palette Sparkle 2 della Sleek. E la Sleek, vi ripeto, è una marca che io adoro. E vi faccio appunto vedere queste tre palettine. Poi, per chi non avesse visto i miei video precedenti, vi farò rivedere la Sparkle. E comincio a farvi vedere questa, che è la numero 658 Oh So Special. Allora, la palettina è la solita con lo specchio grande. E questi sono i colori. Come sempre abbiamo colori opachi e colori shimmer, scriventissimi. Vi swatcho magari qualche colore giusto per farvelo vedere. Come vedete, colori super scriventi. Veramente, veramente bellissimi. E questa era la Oh So Special. La prossima palette che vi faccio vedere è sempre di Sleek, si chiama Snapshot ed è la 732. Aperta, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa palette ha dei colori particolarissimi e a parer mio spettacolari. Soprattutto per il periodo estivo. Ci sono dei colori meravigliosi, come sempre, come la precedente, shimmer e opachi. E ora vi faccio vedere due opachi. Aspettate che magari li prendo bene. Due opachi e due shimmer. L'unica pecca è che sono un po' polverosi, ma veramente spettacolari. Questi sono colori veramente eccezionali. Poi, altra palette sempre di Sleek, che ha la scritta diversa, differente, stavo dicendo, ho fatto un miscuglio. È appunto questa ed è la 594 di Original. E questi sono i colori. Altra palette spettacolare. Vi swatcho appunto qualche colorino anche qua. Ecco qua. Questi sono questi tre qua, le mettiamo nel dorso della mano, così. E come sempre, mi ripeto, ma colori pigmentatissimi. Ora magari di questo vi faccio vedere anche quelli scuri. E vi faccio vedere appunto, magari questo è un rosa. Allora, 1, 2 e 3. Guardate quanto sono belli e quanto sono scriventi. Questi sono veramente spettacolari, ragazze. L'inci purtroppo di queste palettine non è ottimo, ma sì, diciamo che non la dobbiamo usare tutti i giorni, comunque applichiamo sempre la nostra base e poi hanno, adesso mi ripeterò sicuramente, stavo cercando il fogliettino da metterci sopra, hanno un prezzo veramente, veramente basso per la qualità di questi appunto prodotti. Poi, ultima palette Sleek, lo so.
Ve l'ho già mostrata, ma ve la rifaccio vedere perché è così bella, ragazze. È questa, la Choose Sparkle. E i colori sono questi. Vi ricordo che questa è in edizione limitata, quindi se vi piace ordinatela. Vi swatcho sempre qualche ombretto e in questo video vi faccio vedere quelli che non vi ho fatto vedere nel video precedente. Il nero, il blu, l'argento e il giallo, tutti glitterosi e con effetto metallizzato. E il prezzo di questa è sempre di 9 sterline e 90 o 9 dollari e 90. Veramente, ragazze, se riuscite a trovarla, prendetela. Ma basta perché mi ripeto un po' troppo. Poi altra palettina ed è la mia unica palette NYX che appunto ho messo in palio anche nel vostro giveaway ed è questa. Non sto a farvi vedere perché l'ho già messa anche nei preferiti insieme alla Sparkle. Non sto a swatcharvi i colori, sono comunque questi, sono 25. Questi sono gli ombretti appunto. Se vi interessa vedere gli swatch o qualcosa, andate a vedere il mio video dei preferiti di dicembre o appunto quello del giveaway. E sotto ci sono i tre fard e i sette gloss. Bene, poi il resto delle palette che ho io sono tutte palette Kiko. E ora parto a farvi vedere la prima. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa mini palettina ed è la numero 04 della linea Blooming Origami che hanno fatto ed è la Fluttering Berry. Qui c'è scritto ed è appunto questa. Le confezioni sono veramente carinissime di Kiko, mi piacciono tantissimo e i colori sono appunto questi. Questo lo potete utilizzare benissimo come blush e questo come illuminante. E ora vi faccio lo swatch. Questi sono i 5 colori. L'unico che si vede un po' meno è il rosato shimmer. Carinissima anche questa. E questa mi è stata regalata per il compleanno dalla mia amica. Poi, altra palettina con cui ho già fatto un tutorial è questa della linea appunto Lavish Oriental di Kiko e la mia è la numero 02 Sensuous Burgundy. La palettina si trova dentro appunto il suo tessutino ed è questa. Aspettate che forse così è dritta, esatto. Packaging come sempre spettacolare. E questi sono i quattro colori. Vi swatcho anche questi. Eccoli qua. Carinissima anche questa palettina. E il costo di questa mi sembra sia di 12,90 euro. Poi, altra palettina Kiko, e questa è la 01 Light Impulse. Qua. Spettacolare palette. Io l'ho acquistata in saldo. A dire la verità, volevo acquistare l'altra che è la 02, ma era andata a ruba. E alla fine sono stata contentissima di aver trovato questa perché ho letto poi su internet e ho visto vari video dove dicevano che la palette non era bella come questa e gli ombretti non scrivevano come questa. Poi magari se voi ce l'avete fatemi sapere se questa cosa è vera o meno. E vi swatcho anche di questa alcuni colori.
Tra l'altro questa ha sempre 16 tonalità, effetto matte satinato, perlato metallizzato e con macro perla. Utilizzo come sempre asciutto e bagnato. Vi faccio le diagonali. Spettacolari. Quindi vi ho fatto questa diagonale, adesso vi faccio questa. Poi, penultima palettina che vi voglio far vedere è questa, ed è la Total Look Palette di Kiko. La mia è il numero 01 Beyond Elegance, che ha appunto questa scatolina, questo cartoncino. E ultimamente sto tenendo anche tutti i cartoncini perché mi piacciono un sacco le palettine dentro i cartoncini. Dentro trovate il cartoncino dove viene spiegato il look che si può realizzare appunto con questa palette, e dietro c'è la spiegazione di come realizzare appunto il trucco occhi. Questa è appunto la palettina ed è l'edizione natalizia Dashing Holiday, ed è appunto, aspettate che cominciano a volare le cose, fatta in questo modo. Allora, ci sono 4 ombretti, un blush, un lip gloss, un mascara. Poi si apre in questo modo e dentro troviamo una spugnetta, un applicatore spugnetta e la terra. Ora vi faccio lo swatch sia della terra che del blush che dei 4 ombretti. Allora, questi sono la terra e il blush, e questi sono i 4 ombretti. Molto molto carini. Allora, io ho questa perché è allora, l'altra palettina che appunto ho regalato per Natale a mia è quella adatta a ragazze con gli occhi scuri. Questa invece diciamo che va bene sia per gli occhi chiari che per gli occhi scuri, perché è comunque un trucco sì ricercato ma abbastanza naturale. E ora vi faccio vedere anche il gloss. Allora, il gloss è appunto questo, e dentro sono 2,5 ml. E il colore è questo, c'è lo scovolino, è una taglia piccola, e questo gloss è veramente carinissimo. Allora, il prezzo di questa palettina è di 19,90 euro se non erro, e è veramente una palettina veramente veramente bella. Quindi, se volete, aspettate i saldi e poi fate la vostra anche questa. Allora, ultima palette, e non sto qui a ripetermi perché vi ripeto, l'ho già fatta vedere in ben 2 video, quello dei preferiti di dicembre e dei regali di Natale ricevuti. È la palette sempre della linea natalizia edizione limitata della Kiko, ed è appunto questa, con cui tra l'altro ho realizzato questo trucco stamattina. Non vi farò gli swatch, se volete appunto vedere alcuni di questi colori della palette swatchati, vi rimando al mio video dei preferiti di dicembre, perché appunto a dicembre tra questa palette e quella di Sleek mi sono data alla pazza gioia, l'ho utilizzata tantissimo, e questi sono i colori. Bene, queste sono tutte le mie palette di ombretti, e avevo anche 2 palette Zoeva, ma una l'ho regalata a mia sorella, che poverina, non aveva nulla, le piaceva tanto, allora ho detto ma sì dai, ne hai tante, regaliamo alla mia sorella. L'altra invece l'ho messa in premio per una di voi nel mercatino delle pulci.
E niente, queste erano tutte le mie palette. Fatemi sapere se ce le avete anche voi, se avete anche voi qualcuna di queste palette, se vi piacciono, se non vi piacciono, come vi trovate. E soprattutto fatemi sapere se vi interessa vedere qualcuna di queste palette in azione, che io vi creerò un trucco. Niente, anche per oggi è tutto. Mi sono dilungata come sempre abbastanza, però spero di non avervi annoiato. Vi mando un grosso bacione e a presto. Ciao!